La Roma chiude un altro colpo di calciomercato. Infatti, dopo Dinhausen e Angeligno, la Roma ha chiuso per Tommaso Baldanzi. In questo video ve ne andrò a parlare. Like, iscrizione e campanella, mi raccomando, per altri video di questo tipo. E nulla, mi raccomando, seguitemi sui social, Instagram, TikTok, canale Gaming, Giocon Gamer Gaming. Canale nel quale ho pubblicato un video di Clash Royale, andatevelo a vedere, ma in generale inizierò a pubblicare 2 o 3 video a settimana, al meglio, questo è il mio obiettivo. Direi che possiamo partire. Intanto, chi è Tommaso Baldanzi? Penso lo conoscerete un po' tutti, in realtà. Trequartista dell'Empoli, classe 2003, 21 anni, è cresciuto calcisticamente proprio nel club empolese. Ha fatto anche un po' tutta la trafila, se vogliamo. L'anno scorso si è messo in mostra, perché fino a 3 anni fa, 2 anni fa, non era conosciuto, diciamo, era conosciuto da pochi, perché diciamo che il suo debutto in Serie A lo fa nella stagione 22-23. Nella stagione 22-23 segna comunque 4 gol, 0 assist. Quindi comunque ne gioca 24 dal primo minuto, che per un giocatore classe 2003 non sono poche. Perché giocare 24 partite su 38 è tanta roba. È tanta roba. E sicuramente sono dei buoni numeri, perché comunque non è un attaccante fisso. 4 gol ci stanno. 4 gol ci stanno. Questa stagione invece ha fatto un po' più di fatica. Ha giocato in totale 14 partite, di cui 8 al primo minuto, ha segnato 2 gol. E 0 assist ha fornito. Sicuramente deve migliorare un po' nell'assist, ma comunque è uno dei talenti più rosei del calcio italiano. È uno dei talenti che può veramente emergere in maniera seria. All'Empoli sicuramente non ha fatto una stagione da 10 lo scorso anno, ma è stato uno dei migliori, forse insieme a Cambiaghi e a Vicario lo scorso anno. È stato uno dei migliori dell'Empoli dello scorso anno. 4 gol ci stanno sicuramente, ed è quarto nella classifica marcatori dell'Empoli. Quest'anno sta facendo un po' più di fatica, perché comunque gli infortuni non l'hanno permesso di avere una certa continuità. Ha segnato 2 gol contro Salernitana e Juventus, e io non mi capacito, perché ero allo stadio, e francamente vedere un calciatore che segna e 3 giorni dopo va alla Roma mi fa un po' rosicare, sinceramente. Più che rosicare mi fa arrabbiare. Piede sinistro, sa calciare anche con il destro, ma il suo piede preferito, appunto, il mancino, si ispira a Paolo Dybala. Nelle movenze sono, diciamo, calciatori simili. Non è un paragone, però sono comunque dei calciatori che per momenti sono simili, però è chiaro che Dybala e Baldanzi sono di un livello, cioè hanno un dislivello importante, nel senso che Dybala è molto più forte di Baldanzi. Nelle movenze sì, sono simili, ma Baldanzi, per arrivare a Dybala, deve senz'altro giocare anche tanto di più, e anche una squadra probabilmente più forte. E ne ha l'opportunità, perché la Roma ha investito su di lui. C'erano anche altre squadre e su di lui già in estate. Comunque c'erano delle squadre come per esempio la Juventus, però l'affare alla fine non si fece, perché non è mai stato un nome veramente caldo. Quest'anno c'era appunto la Fiorentina e c'era anche la Roma. La Roma si era inserita già da un paio di giorni sul calciatore. Fino a 2 giorni fa era molto difficile la chiusura della trattativa, però i Friedkin e Thiago Pinto hanno chiuso questa trattativa in poco tempo. Hanno chiuso questa trattativa in poco tempo. Thiago Pinto, che comunque alla fine sì, non avrà fatto un lavoro incredibile, ma il calciomercato di gennaio della Roma, secondo me, è buono complessivamente. Complessivamente buono, sono arrivati dei giusti rinforzi. E Baldanzi arriva per una cifra di 10 milioni di euro più 5 di bonus, in totale 15 milioni. Transfer Market lo valuta proprio 15 milioni, ossia la stessa cifra con l'Empoli, contratti scadenza nel 30 giugno 2027. Con diversi allenatori comunque ha trovato spazio, con Zanetti, Andreazzoli, sì, ha fatto un po' più di fatica, ma appunto a causa degli infortuni. Però ti rendi conto che quando l'Empoli ha Baldanzi ha un calciatore in più, nel senso che riesce a dare quel tasso tecnico in più. È un trequartista che ha giocato anche a sinistra,
sulla fascia sinistra, ma anche banalmente sulla fascia destra, per dire, no? È sicuramente uno che deve mettere massa perché non è altissimo, è 1,70 per 67 kg, quindi diciamo dovrebbe essere un po' più, dovrebbe mettere un po' più di massa perché nei contrasti fa molta fatica, ne perde parecchi e su questo sicuramente deve migliorare. Anche perché in Serie A, la Serie A sappiamo quanto sia un campionato dove comunque avere una massa è importante. Per dire, Rabiot e Loftus-Cheek sono due giocatori fisici che a volte sono i migliori della Serie A in certe partite. Quindi avere una massa fisica è veramente importante, ecco, per certi calciatori. È uno molto bravo sicuramente nello stretto, bravo nel dribbling, bravo a calciare. Sia con entrambi i piedi, ma col sinistro, secondo me, calcia meglio. Ha giocato anche come punta centrale, ma pochissime volte, e come seconda punta. E per il resto, sicuramente è uno dei calciatori più importanti. Sicuramente dell'Empoli, è stato uno dei calciatori più importanti dell'Empoli. Il calciatore ha accettato la destinazione, è arrivato ieri a Roma per sostenere le classicissime visite mediche, ecco. Giocherà sicuramente con Dybala, quindi ritrova un po' il suo idolo. Non sarà, a mio avviso, un titolare. Io credo che Baldanzi non sarà titolare, anche perché comunque si sta rimettendo piano piano in condizione e secondo me adesso non è in grado di fare 90 minuti, anche perché comunque, raga, ricordiamoci che la Roma è una squadra che non giocherà a calcio quello che volete, anche se con De Rossi un po' lo sta facendo, diciamo, ma sicuramente non è il miglior calcio d'Europa. È una squadra che comunque in campo mena tanto e comunque al di là di tutto Baldazzi secondo me non è un giocatore che in questo momento può farti 90 minuti a partita. Secondo me, visto anche da dove proviene, perché con tutto il rispetto per l'Empoli, Baldanzi, da qui a dire che alla Roma può fare il titolare mi sembra un po' eccessivo. È un'ottima riserva perché le sue doti non si mettono in discussione, ne parlano veramente benissimo. Ha disputato, meglio dire, un ottimo mondiale. Il mondiale, come ben sapete, dello scorso anno 2023, fornendo due gol, due assist in sette presenze, tanta tanta roba per un trequartista. Poi, vabbè, il mondiale è stato perso in finale contro l'Argentina, la nazionale guidata da Annunziata si è fermata in finale, ma Baldanzi sicuramente è stato uno dei migliori. Vi dico, a me, parlando personalmente, non mi fa impazzire. Nel senso, per dire, se voi mi seguite su Instagram, fatelo, mi chiamo Giungheva-Basso, sapete benissimo quanto ama la follia Samardzic. Samardzic è proprio un mio pupillo in assoluto, in assoluto. Lui, diciamo che è forte, non mi dispiace, bravo, bel giocatore, ma non mi dà ancora quella sensazione lì di poter fare quel salto definitivo. La formula è ottima perché appunto, titolo, cioè comunque titolo definitivo a 15 milioni, ottimo, perché comunque questo calciatore poteva veramente schizzare alle stelle come valore di mercato e la Roma con le risorse che ha fatto un'operazione straintelligente. Straintelligente sicuramente, chiaro, deve migliorare in alcune cose, nei duelli aerei sicuramente, nelle azioni da tiro sotto media, ma ci siamo comunque. Ha un'ottima media tra tiri e gol, questo mi ha colpito, devo dire la verità. In generale, uno molto tecnico dal baricentro basso, che è anche molto bravo per dire tecnicamente nei passaggi. Quindi, voto qualità. Voto qualità prezzo direi un 6 e mezzo tutto. Sicuramente il fatto di far panchina non probabilmente non riuscirà il calciatore a far vedere tutte le sue qualità che effettivamente ha, però nel 3-4 anzi scusate, non nel 3-4-2-1 vecchie abitudini, nel 4-3-3 barra 4-3-2-1 penso agirà da trequartista perché alla fine è la sua posizione in cui si esprime meglio. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra opinione su Tommaso Baldanzi. Noi ci vediamo in un prossimo video, penso o oggi oppure domani se ci sono tante news di calcio. Ciao.